un po' la storia degli Unisectomy, partiamo con il primo brano, Suffocate in Massacre, direttamente dall'album dalla demo, giusto? Sì, un EP Maniacal Epidemy del 2008, giusto? E loro sono gli Unisectomy. Ore 22:34, siamo sempre qui in compagnia degli Unisectomy. Stavamo un po' rivedendo il passato con Back. Sì. Infatti ho ricollegato anche questo l'ascolto anche critico che state avendo nei confronti dei vostri pezzi, critico nel senso proprio valutativo rispetto a quello che oggi è la formula degli Unisectomy. Ecco, ma passando da un altro punto di vista, ecco, ho visto ovviamente i testi e comunque le canzoni sono molto ispirate a un panorama horrorifico o comunque splatter, cioè mantengono sempre quel tipo di taglio. Ecco, viene spontaneo chiedervi l'ispirazione, film, libri, anche situazioni cronache di vita vissuta. Allora, diciamo che ogni lavoro che abbiamo fatto segue un suo concept particolare. Nel 2008, quando abbiamo fatto questo album, io ero molto fissato con la psichiatria, quindi problemi proprio di medicina psichiatrica, e questo concept è tutto, diciamo, incentrato sulla malattia psichiatrica. Infatti anche i titoli riguardano scene di film, diciamo, fra tutti Jack Nicholson con Qualcuno volò sul nido del cuculo, che c'è l'ultimo traccia,
c'era anche l'outro con la colonna sonora classica di quel film, anche se diciamo su questo lavoro i testi non la fanno molto da padrone, nel senso che non avevamo un vero e proprio testo scritto, si alternavano i due cantanti tra Girl e Big Screen e andavamo proprio di classico brutal, ignorante. Cioè, ma più che altro creava l'ambientazione, sì, diciamo. Diciamo, usavamo la voce come uno strumento fine a se stesso, consentendo di poi sbagliando, perché io sono uno di quelli che la prima cosa che va a vedere sono i testi, però purtroppo quando insomma hai a che fare con altra gente bisogna far confluire un po' tutte le idee. Mentre per quanto riguarda il lavoro poi del 2011, Drowning for Salvation, ci siamo ispirati al al film che adesso mi sfugge il nome, Apocalypto, e abbiamo praticamente incentrato tutto il disco sulla religione Maya, Azteca, insomma tutte le civiltà precolombiane, e praticamente ogni brano è una, diciamo, una narrazione che però abbiamo ipotizzato noi dei tipi di sacrifici che venivano fatti in onore ai diversi dei, quindi praticamente una descrizione sempre in chiave splatter gore dei vari tipi di sacrifici che venivano fatti in onore di ciascun dio della, appunto, della religione azteca. Mentre per quanto riguarda il lavoro nuovo, è un po' un lavoro sul, sempre diciamo, sulla psiche umana, però incentrato sul sadismo che, diciamo, colpisce l'uomo quando fa del male, quindi principalmente incentrato sui serial killer, ma un po' tutte le violenze, insomma, che quanti noi alla fine siamo portati di più o di meno a fare, quindi ovviamente quindi sull'immanenza lì, diciamo, o meglio sulla potenzialità del, diciamo, dell'essere umano nel commettere comunque un gesto violento. Sì, noi diciamo una cosa molto descrittiva, nel senso che, cioè, partiamo magari in un pezzo, vogliamo parlare di una semplice persona che accoltella qualcuno, però non ci limitiamo al descrivere l'evento, ma tutto il contorno, quindi l'ambientazione, le sensazioni che lui prova, dettagli di sangue che esce, vanno in faccia, insomma, classico splatter. Gore splatter, sì, sì. E magari anche storie, abbiamo parlato anche di libri, storie, anche storie di vita vissuta, magari c'è stato qualche evento delittuoso, magari che ha anche ispirato, magari come caso, per esempio, vengono gli Slayer tipo The Skin Mask, che parla di Ed Gein, per farti un esempio, e visto che ultimamente oggi accendi il telegiornale, di cronache macabre ne senti parecchie, con anche questo magari può aver partecipato. Sì, questa cosa diciamo la stiamo sfruttando per i pezzi del secondo full length che dovrebbe uscire alla fine di quest'anno. Sì, ci siamo cioè anche noi alla fine, ricalcando un po' le orme dei vari serial killer, abbiamo visto come negli anni, cioè quello che magari Ed Gein, come hai citato tu, poteva sembrare un pazzo, giorno d'oggi ci sono altri 10 pronti a fare la stessa cosa, quindi un po' diciamo il sadismo, la cattiveria, senza passare come una cosa, una tantum, ma come se fosse la quotidianità. Ok, io direi a questo punto di passare al prossimo brano in scaletta, che è, sempre continuando questa retrospettiva sulla storia degli Onisectomy, ci andiamo ad ascoltare Virgin Woman Cannibalistic Ritual da Drowning Through Salvation. Loro sono gli Onisectomy. Thank you.
Ed era Virgin Woman and Cannibalistic Ritual da Drone in Full Salvation degli Onisectomy, che sono qui i nostri ospiti. Adesso siamo entrati nella fase funari della serata, tra sigarette, panzerotti, birre, eccetera eccetera. Ragazzi, scorgendo la vostra biografia, ho notato che avete suonato con molti nomi di punta, gli Obituary, ho visto anche grossi nomi della decina del metal locale. Ecco, ma qual è stato il concerto nella vostra esperienza dal vivo che ricordate meglio? È un concerto che proprio vorreste depennare completamente dalla vostra carriera? Allora, sul concerto più bello ve lo faccio dire da Angelo, visto che è un ricordo del tutto personale della cosa. Allora, il concerto più bello che abbiamo comunque fatto ultimamente è stato in Svezia, comunque un'attitudine diversa rispetto alla nostra Italia al metal, quindi sentito comunque diversamente rispetto a quello che c'è qui, forse anche come cultura verso l'approcciarsi alla musica. Invece quello più diciamo scarso è stato, per quanto mi riguarda, il penultimo Lowlands che abbiamo fatto, dove eravamo praticamente totalmente sfatti. E abbiamo un brutto ricordo di quel concerto, sinceramente. Come mai? Cioè, che sono nel dettaglio, se lo vuoi raccontare. Nel dettaglio avevamo, esatto, allora, il nostro buon vecchio bassista era amante di un super alcolico detto Alfieri, nonché martini di scarsa fattura, e ci eravamo accorti, nonostante la nostra scarsa attitudine sul palco, perché eravamo ubriachi, di metterlo davanti al palco e incitare la folla a bere. E quel concerto non è stato un granché, perché comunque eravamo, almeno io ero sfatto, anche K era sfatto, e quello è da proprio cancellare dagli annali degli Onisectomy. E la passo la linea al signor Giovanni. Prego, Giovanni. Vabbè, a parte questo.